Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Verticale. Le migliori novità dal mondo dell'arrampicata le potete trovare solamente qui. La puntata di oggi la volevo dedicare alle scarpette. Alla fine mi è capitato poche volte di parlare di scarpette, se non per fare qualche review. Non vuole essere questa una recensione in cui vi parlo di materiali con cui sono state costruite le scarpette, ma vi voglio dare diciamo una mia opinione riguardo all'utilizzo. Sono scarpe che ho utilizzato principalmente nel 2020, il brand è la Sportiva, quindi iniziamo con la prima. La prima scarpetta di cui vi parlo è la Sportiva Theory, è una scarpetta diciamo che si inizia a vedere in quest'ultimo anno in tante palestre. Il motivo è sicuramente valido. Io ho avuto modo di provarla, infatti l'ho quasi già del tutto consumata. Una scarpa che è principalmente pensata per l'indoor, secondo il mio parere, ragazzi. Prendetela sempre con quello che ne penso io per l'utilizzo che ne ho fatto. Per l'indoor questa è la scarpa, secondo me, della Sportiva numero uno. Non esistono rivali. Veramente facile da calzare. Chiusura rapida, che è fondamentale per la palestra. Quando siamo a fare dei blocchi non possiamo avere una scarpa con i lacci che ci mettiamo 40 minuti a allacciarcela ogni volta. È una scarpetta comoda. I suoi punti a favore sono principalmente tutti quelli che riguardano il boulder, quindi un buon tallone, aggancio di punta al top. In più qui abbiamo questo nuovo sistema sulla punta che permette veramente di aderire a tutte le superfici. Nell'avampiede laterale abbiamo questi due riporti di gomma diciamo eliminano gli spigoli e quindi abbiamo veramente un'aderenza totale su tutta la superficie. Se siete dei plasticari boulderisti, questa è la scarpetta da prendere. Passiamo invece a una scarpa che ha tutt'altro utilizzo, la Sportiva Otaki. È stata per me una rivelazione questa scarpetta qui, infatti ero inizialmente un po' scettico data la rigidità veramente importante della scarpa, però devo dire che se la utilizziamo nel giusto ambiente, questa è una scarpetta veramente fantastica. Punta molto precisa, quindi il suo ambiente perfetto, è placca verticale, leggermente strapiombante, su appoggi molto molto piccoli, manetti. Un punto a favore della sua rigidità è che possiamo utilizzarla per esempio anche su via più tiri, quindi su multipitch, dove indossiamo la scarpetta tutto il giorno, magari la prendiamo leggermente più larga e abbiamo una scarpetta che ci sostiene durante la giornata, soprattutto magari se andiamo a fare vie a più tiri, magari in ambiente dolomitico dove abbiamo anche lo zaino, quindi un peso in più da portare. Ecco, avere un po' di sostegno al piede non fa male. Anche qui cambiamo genere, la scarpetta rivelazione per me di quest'anno è stata la Solution Comp, una scarpetta che avevo visto indossare moltissimo da Stefano, anzi è la scarpetta che utilizza sicuramente di più. Prima avevo utilizzato la Solution, è veramente molto diversa. Abbiamo una spinta decisamente minore sulla fascia dietro al tallone rispetto alla Solution normale. Questa spinta risulta minore data anche la minore rigidità che abbiamo sulla punta, quindi è una Solution con la parte anteriore molto più morbida e io l'ho trovata molto interessante. Ho fatto anche l'ultimo tiro che avevo liberato, diciamo un po' duro. Mi ero trovato molto bene con questa scarpa qui, ha veramente i suoi punti di forza sia nel tallonaggio per me e sia nella punta, che è molto precisa, rivestita completamente, quindi anche per l'aggancio di punta è il top. Quindi se cercate una scarpetta polivalente, per ora questa è il top, che viene però secondo me superata dalla Squama. Questa secondo me è una scarpetta che tanti snobbano perché non lo so, provate a scrivermelo voi perché viene tanto snobbata questa scarpa qui, ma secondo me è la scarpa più polivalente in assoluto. Io l'ho utilizzata veramente in tutte le situazioni. Punta precisa, tallone ottimo, aggancio rapido. Ragazzi, cioè, i punti a favore sono veramente infiniti per questa scarpa qua. L'ho utilizzata addirittura in alcune placche verticali su appoggi non troppo netti, quindi dove c'è un po' da spalmare. Infatti diciamo il distaccamento del tallone dalla punta permette una grande mobilità e quindi tutta la suola
riesce ad aderire alla roccia, quindi creiamo una superficie di aderenza veramente importante. È una scarpa che si può dire, si può chiamare veloce, una scarpa perché la metti e bam, è subito pronta all'uso. Infatti è già subito comoda, non andate a prenderla piccola, ragazzi, se vi posso dare un consiglio. Tanti vi diranno: ma no, è una scarpa che molla, prendetela piccola. Sì, è vero, è una scarpa che molla, si adatta tantissimo al vostro piede, ma se la andiamo a prendere troppo piccola perdiamo, diciamo, le caratteristiche che ha questa scarpetta. Il problema di prenderla piccola è che il vostro alluce sborderà oltre il oltre la suola, e quindi andremo a scalzare ogni volta che caricheremo un appoggio più o meno piccolo. Quindi non fatevi prendere male se appena la mettete la sentite comoda. È una scarpa che è pensata per questo. Ecco, avete visto che ho questo amore, diciamo, incondizionato per Squam. Però se qualcuno di voi magari la pensa diversamente o ha qualche altro consiglio, scrivetelo qui sotto. Io spero che questa review vi sia stata interessante. Vi auguro ancora un buon anno e noi ci vediamo il prossimo anno con un nuovo episodio di Spazio Verticale. Ciao a tutti, ragazzi!